Bene, grazie a tutti intanto per essere qui, direi che possiamo cominciare. Marco si scusa ma aveva degli impegni di lavoro fuori città, arriverà un pochino più tardi. Lo scopo della serata, o comunque come l'abbiamo pensata noi, si muove su due binari. Uno è cercare di far capire che cosa è accaduto, quindi quale processo c'è stato e quanto è stato difficile per arrivare a un accordo fra il Comune e la Polizia Municipale e le firme sindacali. Qui abbiamo i rappresentanti praticamente di tutti i sindacati. E due, invece, cercare di capire quali sono i problemi che quotidianamente vive la Polizia Municipale, anche per essere più corretti e pronti quando si parla di problemi della sicurezza, visto che tantissimi, insomma, si riempiono la bocca a livello politico con quello che è assolutamente necessario, quello che è primario, quello che bisogna fare, e poi magari non conoscono quelle che sono le ricadute di una scelta politica sul lavoro effettivo di chi poi si trova ad avere a che fare con i problemi della sicurezza. Quindi io direi che proprio lascio la parola ai nostri ospiti, facciamo un primo giro proprio per raccontare un attimo anche il grado di soddisfazione del sindacato, un po' riprendendo anche quella che è stata la commissione in consiglio comunale. Prendiamo qualche domanda su questo tema e poi passiamo invece al discorso secondo binario, che cosa, insomma, quali sono le difficoltà, le criticità che ogni giorno rilevate nel vostro lavoro e quali secondo voi dovrebbero essere le mosse, le scelte che dovrebbe fare un'amministrazione per migliorare la sicurezza, ma anche per garantire una possibilità a voi di lavorare nel miglior modo possibile. Io ho chiesto i nomi a tutti, ma adesso me li sono un po' dimenticati. Enzo di USB, Roberto della UIL, Stefano del SULP e Nicola della CISL. Chi vuole cominciare? Cominci, Roberto. Allora, ci siamo trovati davanti a due problemi essenzialmente. Un problema nazionale incentrato sulla spending review, come viene definita, che andava a intaccare, diciamo così, la struttura del nostro salario, e dall'altra parte c'era un problema di una nuova organizzazione pensata dall'amministrazione, pensata principalmente dal nostro comandante, che in qualche modo insieme a questa organizzazione andava a intaccare anche quelle che sono, diciamo, le nostre difese e i nostri diciamo così, diritti, frutto di tanti anni di contrattazioni. Quindi questi due problemi si sono intrecciati e hanno scatenato una situazione che era francamente non gestibile, nel senso che venivano intaccate prima di tutto la sicurezza del nostro salario, con tagli anche fino a 300 euro, e venivano intaccate le nostre sicurezze, i nostri diritti, e un'organizzazione che andava comunque a penalizzare i cittadini, cioè un concentramento in centro della Polizia Municipale con un abbandono delle periferie, cosa che per anni come sindacato vicino alla gente abbiamo cercato di, diciamo, di stare vicino, di dividerci e essere in contatto su tutto il territorio di Bologna. E quindi questi problemi hanno scatenato tutta una serie di incomprensioni, anche dovute al fatto che la delegazione trattante non intendeva assolutamente recedere dai suoi presupposti, cioè quello di comunque di cambiare il salario introducendo i progetti, praticamente una specie di cottimo che più si faceva e più si guadagnava.
Ecco, quindi questo era una cosa che non si poteva accettare, e insieme tutta l'organizzazione con cose che sembrano, diciamo così, non capibili, ma che invece nel nostro lavoro danno comunque una sicurezza, cioè la mobilità come la intendiamo noi, cioè lo spostamento dei vari operatori, cioè lasciate in mano al comandante. Questo significava togliere delle sicurezze, nel senso che uno si è specializzato per anni su una materia, quindi conosce da A alla Z, improvvisamente essere spostato da un'altra parte significava togliere quella sicurezza e metterlo, diciamo così, alla mercé del comando. Quindi questo era un grosso problema, più un altro problema che erano di sera e di notte le pattuglie da due invece che da tre. Questo per guadagnare delle persone da distribuire sul territorio, ma comunque a intaccare una sicurezza dei lavoratori, perché lavorare in tre comunque dà una certa sicurezza. Pensate solo, quando si rileva un incidente stradale, uno deve prendere una dichiarazione, quell'altro le misure, e c'è un altro che fa viabilità. Se togliamo questa persona che fa viabilità, tu sei in mezzo alla strada e in qualche modo mina la tua sicurezza. Quindi questo è stato quello che ha fatto scatenare tutto. Improvvisamente, il 25 di gennaio, siamo stati convocati in prefettura, dove c'era anche qua un disprezzo delle organizzazioni sindacali, in quanto c'era solo neanche un dirigente, ma un funzionario alla prefettura per cercare di trovare la pacificazione. Poi improvvisamente, anche con l'occupazione in consiglio, anche con tutta la movimentazione, qui dobbiamo ringraziare tutte, in special modo Bugani per il coraggio, per essersi anche schierato in modo così evidente. C'è stata una convocazione del sindaco e da lì, diciamo così, sono cambiate le cose e si è visto proprio la voglia di cercare di raggiungere un accordo, con l'abbandono di certe posizioni, diciamo così, molto sprezzanti, molto forti. Quindi siamo arrivati a un accordo che è soddisfacente, che però va monitorato, nel senso che va seguito, cioè sulla carta è soddisfacente, però bisogna poi metterlo in pratica, e quindi metterlo in pratica significa stare con gli occhi ben aperti e vedere se scantonano un'altra volta, ecco. Grande, intanto grazie mille anche per le parole che hai speso nei miei confronti. Fra l'altro, insomma, quel giorno lì è stato un po' teso, visto che poi il procuratore e il sindaco, insomma, avevano fatto dichiarazioni che almeno a me non lasciavano presagire che poi 2 ore dopo vi avrebbero convocato. Invece sono mandato hanno fatto dichiarazioni forti nei miei confronti, poi fortunatamente c'è stata la convocazione, quindi le ho prese, diciamo, molto ben volentieri. Chiedo magari a Enzo di spiegare, visto che molte delle persone che sono qui sanno un pochino effettivamente da dove si era partiti, ma questo contributo di disagio dove nasceva, per cosa nasceva, quali erano i servizi, visto che, insomma, è questo il fulcro, che a un certo punto hanno deciso di tagliarlo, ma c'erano state delle richieste qualche anno fa importanti al fine di avere quel contributo in più. Sì, esatto, a un certo punto della trattativa, una trattativa che è durata, oserei dire, anche troppo, perché venivamo da un anno e mezzo appunto di incontri con una qualità della controparte che oserei dire, insomma, con poco spessore, con poca competenza, che poi questo, siamo nel paese degli incompetenti, per cui
questo in particolare che tralasciamo, poi voi lo vedete ogni giorno, insomma, quello che è accaduto anche oggi in Parlamento, cioè ne è la prova lampante che tutte le opposizioni e tutte le voci che remano contro devono essere soppresse, devono essere comunque ricacciate in un angolo, non devono avere capacità di emergere. Per cui a un certo punto, come mi chiedeva Bugani, la trattativa ha preso un'impronta molto unilaterale, nel senso che il 23 dicembre l'amministrazione, di concerto con il comandante, che appunto è un dirigente che faccio presente che incassa annualmente oltre 100.000 euro, e non ultimo, l'ultimo anno anzi, si è anche aumentato di 9.000 euro il suo stipendio, a confronto di questo aumento di stipendio a noi hanno cercato di toglierci appunto il 23 dicembre con un atto unilaterale firmato da tutti i componenti della giunta del comune di Bologna, quindi come vedete la complicità di tutti, hanno cercato di toglierci di botto 300 euro dal salario accessorio. Salario accessorio che al mese, mensili, 300 euro lorde mensili. Quindi voi capite bene che a fronte di questo, insomma, di questa posizione, i sindacati, e compreso, io dico ancora che appunto ringraziamo le forze che si sono adoperate in comune per poter dare un altro taglio alla vicenda, ma ringraziamo soprattutto le lavoratrici e i lavoratori della Polizia Municipale che tutti insieme hanno capito che questo atto avrebbe non solo, diciamo così, denigrato la nostra professionalità, perché voleva essere proprio uno schiaffo alla nostra, al lavoro quotidiano che svolgiamo, ma uno schiaffo doppio, che vale doppio perché era poi rivolto a tutta la cittadinanza. Perché con quale spirito, con quale armonia si poteva andare il giorno dopo a lavorare sapendo che a fine mese ti mancavano 300 euro? Quindi voi capite benissimo che appunto il 23 dicembre è avvenuta questa frattura che a nostro avviso come Unione Sindacale di Base noi non riteniamo sanata, non riteniamo sanata. È vero che siamo andati poi alla contrattazione, siamo andati con 18 ore, siamo stati chiusi in camera caritatis e tutti noi ne paghiamo ancora le conseguenze, perché 18 ore con questi signori sono state estenuanti, a ribattere pezzo dopo pezzo quella famosa delibera del 23 che nonostante tutto ancora si cercava di poter infilare. E credetemi, alla fine è stato forse un buon pareggio ai tempi supplementari. Adesso aspettiamo i rigori per vedere se effettivamente ci verrà riconosciuto sotto altre forme, come è stato così, diciamo, di concerto tra le organizzazioni sindacali, l'amministrazione e il comando, di poter portare veramente a casa quella quota salario che ci compete, perché era data appunto a fronte dell'indennità di disagio, dove dicono che a livello nazionale non avremo più titolo per una serie di normative, ma diciamo che poi si restringe tutto al fatto, sempre al noto, alla nota spending review, alla nota chiusura che c'è dalla parte anche dell'Europa, perché dobbiamo rispondere sempre a questa Europa. E voi lo sapete meglio di me come siamo praticamente chiusi in una trappola, perché i soldi non è vero che non ci sono, i soldi ci sono, i soldi non devono essere spesi perché dobbiamo favorire un bilancio, una chiusura di bilancio a pareggio, e anche questa è una follia e voi lo sapete benissimo. Non è di oggi questo, non viene da oggi questo disagio. L'indennità
paradossalmente si chiamava di disagio, ma è un disagio veramente mentale, un disagio che avvertiamo tutti, perché il mondo del lavoro sta cambiando. Quello che sta venendo avanti, appunto, è quello che diceva anche il mio collega, è una banalizzazione del ruolo che tu hai per poter poi riuscire a manovrare la forza lavoro. E qui si inserisce ancora un altro tema, per cui questa sera ne potremmo andare avanti fino alle 2 alle 3, però l'abbiamo fatta la mattinata, l'abbiamo fatta già con gli amministratori e quindi lascio anche la parola ai miei colleghi. Grazie intanto. Vado da Stefano. Nell'accordo, se ho letto bene, ti chiedo magari conferma, si dice che vi vengono pagati degli straordinari arretrati, cioè dei soldi che vi sono dovuti. 6 mesi vengono pagati questo mese e 6 mesi di arretrati il mese prossimo, dico bene. Poi per altri 6 mesi di arretrato, perché sono 18 i mesi di arretrati di straordinario, se ho capito bene, quindi ci sono quelli del 2013 su cui bisognerà rincontrarsi e ritrattare. Ecco, adesso ti lancio questo spunto, ma poi spazio pure tu anche su quello che è avvenuto, la tua versione e il vostro grado di soddisfazione. Noi in passato abbiamo anche atteso 2 anni gli straordinari. Gli straordinari che facciamo vengono fatti non perché amiamo farli, ma perché noi, essendo un corpo di polizia a livello locale, ma comunque un corpo di polizia, siamo costretti ad effettuare delle attività che non possono essere posticipate. Se siamo su un incidente stradale con un ferito grave, non è che possiamo dire vabbè, sono finite le nostre 6 ore, ci rivediamo domattina. No, perché nel frattempo dobbiamo inoltrare la notizia di reato all'autorità giudiziaria. Se i colleghi fanno un arresto, e vi posso garantire che la Polizia Municipale di Bologna ne fa tanti di arresti o di fermi, non vengono tante volte, non passano sui media, e qui chiudo una parentesi sulle responsabilità, per quale motivo non vengono trasmesse ai media da parte della nostra amministrazione. Non è che possiamo dire, stai in cella, ci vediamo domattina che quando rimonto in servizio. No, gli atti li devi fare, perché devi inoltrare la notizia di reato, devi avvisare il magistrato, devi fare tutta una serie di atti che noi, in quanto appunto appartenenti a un corpo di polizia, non possiamo demandare a qualcun altro. Quindi sono tutte ore che sottraiamo alle nostre famiglie. Scusate, pensavo anche agli interventi che abbiamo fatto sulla neve, sulle calamità, siamo andati anche fuori Bologna, a Modena, siamo andati spesso e volentieri a Modena. Quindi sono tutte attività che noi non facciamo perché così c'è simpatico farlo, ma perché siamo costretti a farlo. Allora il dovere anche lì mendicare questo pagamento degli straordinari dovuti, perché lo sottolineiamo, sono dovuti, è un qualcosa che fa molto male. Perché noi, quando facciamo certe cose, quando corriamo dietro a uno scippatore, non è che andiamo a pensare, perché se dovessimo pensare, tanto poi non me le pagano, ma fa un bagno, vattene via. No, cioè in quel momento lì lo vuoi prendere, perché quello ha fatto magari male a una signora anziana, ha catapultato per terra, ha rotto un femore a una vecchietta, insomma, ci metti il cuore. Quando poi dopo ti trovi che dopo 2 anni ancora te li devono dare, sì, è una rabbia che può un domani far anche ingenerare qualcuno di noi la voglia di girarsi dall'altra parte. Noi questo non vogliamo, perché quando indossiamo la divisa la indossiamo non solo per l'amore verso la divisa, ma anche per il lavoro che fai, perché è un servizio quello che facciamo, è un servizio. Sulle macchine americane c'è scritto servire e proteggere, da noi non c'è scritto, però vi posso garantire che molti di noi lo fanno con questo spirito. È storia di oggi, di stamattina, un collega che è stato ferito
in un'aggressione, un signore purtroppo non tutto a posto, non tutto a casa, con la testa, tirava calci, sputava la gente via Rizzoli, l'hanno preso i colleghi, questo si è ribellato, ne ha mandato all'ospedale uno. Ora voi dovete sapere che col governo Monti noi abbiamo anche perso l'equo indennizzo. In pratica cosa succede? Che se tu hai subisci un'aggressione, spesso noi facciamo anche servizio con la polizia di Stato, con i carabinieri, se prendo un cazzotto, un carabiniere, un poliziotto va all'ospedale, gli spetta l'equo indennizzo, se lo facciamo noi non più. Quindi anche questo noi chiediamo, chiaramente non al sindaco nostro, perché lui questo nulla può, però quello che noi chiediamo, ad esempio, è che da un po' di tempo abbiamo avuto anche problemi, è ad esempio la corresponsione delle spese legali. Quando uno di noi viene coinvolto in una denuncia e nel 99,99% dei casi poi la denuncia viene a cadere, perché per fortuna per ora quasi sempre, praticamente sempre, siamo risultati innocenti, bene, siamo costretti a tirare fuori i soldi di tasca nostra. E allora anche in questo noi diciamo, amministrazione, ci devi dare una mano, perché noi stiamo lavorando anche per te, non solo per i nostri concittadini, ma lavoriamo anche per te. E anche in questo noi diciamo che non deve passare questa cosa, perché veramente si ingenererà sempre di più la voglia di guardare, di girarsi da un'altra parte. Perché se già il nostro lavoro è difficile, vi posso garantire che è molto difficile, non essere, non avere dietro alle spalle la solidarietà fattiva del governo della città, questo fa male. Per questo poi ci siamo così, diciamo, tra virgolette, violentemente ribellati durante la trattativa, perché ci siamo sentiti veramente presi a calci nel di dietro. E questo ha fatto molto male, ci ha fatto arrabbiare tutti, non a caso 5 sindacati uniti, come mai nella storia qualcuno ha detto neanche Marchionne era riuscito a fare una roba del genere. Ma proprio perché l'attacco era talmente devastante, talmente forte, che non potevamo non reagire. Siamo come sindacato, come parlo poi a nome di tutti, siamo a questo punto abbastanza soddisfatti di quello che è successo, visto anche come si erano messe le cose. È chiaro che ancora ci sono dei problemi, verrà appunto, come dice il collega, monitorata attentamente, speriamo che le cose migliorino e che la lezione sia servita a tutti. Vado da Nicola, fra l'altro previste nuove assunzioni, alcuni già dovrebbero entrare, i primi 25 dovrebbero entrare in servizio a breve. Questo è uno dei temi che il comandante Di Palma, vostro comandante, anche nella commissione ha più volte sottolineato, insomma, per dire l'amministrazione si è attivata, però a onore del vero anche lui ha detto, insomma, non pensiate che sia questo ciò che risolverà i problemi, anche perché qua dico una cosa che mi avete detto voi tutte le volte che ci siamo parlati anche a microfoni spenti, un giovane che entra ha bisogno comunque di tempo, di addestramento, quindi non è che sono 25 persone che entrano domani e sono capaci come una persona che è lì da 10 anni di gestire ogni situazione, anzi in alcuni casi vi chiedono anche un lavoro maggiore perché dovete seguirli. Parto da questo, anche per te poi ovviamente spazio libero a tutte le tue considerazioni. Beh, in via preliminare volevo ringraziarvi per l'attenzione che avete prestato alla nostra vicenda, sia con l'invito di questa sera che con quello che è successo. Ecco, però quello che ci rimane di questa vicenda e che mi interesserebbe socializzare con voi è che quello che è successo è un format esportabile a qualunque categoria di lavoratori e come dire, che riguarda un po' ognuno di noi. 500 famiglie si sono sentite minacciate nella loro sopravvivenza e per questo motivo siamo stati presentati come rappresentanti sindacali. Ora non c'è da immaginarsi il sindacato parrucone a livello romano.
più che altro sono rappresentati, come dire, delle forme di pensiero. Si va dalla persona moderata al massimalista, a quello che si interessa delle questioni semplicemente di corpo, un po' credo come accade all'interno del vostro movimento, dove ci sono le più varie sensibilità che si riuniscono attorno a un problema che li riguarda, che li interessa. Il nostro era un problema proprio reale di sopravvivenza, per questo motivo sono scomparse d'un tratto, cosa che credo che presto accadrà, come dire, a tutti noi in Italia, e le divisioni così di più che altro di filosofia, di pensiero, perché ormai le questioni stanno arrivando molto all'osso. Questo come premessa. Poi la questione che ci ha riguardato è un po' anche una parabola, così che c'è un incrocio di vicende. Diceva Bugani delle assunzioni. È circa 20 anni che non si assumono ragazzi giovani nella polizia municipale, così come in qualunque, credo, altro settore del pubblico impiego. Perché? Perché non ci sono soldi, forse, non credo, perché non c'è volontà, chi lo sa, queste sono questioni più grandi di noi. Il risultato sta che un corpo come quello della polizia municipale, ma vi potrei dire dei vigili del fuoco, degli infermieri, voi vi immaginate un vigile del fuoco che ha 67 anni, sale la scala fino all'ottavo piano? È possibile, però questo è quello che ci stanno, come dire, ormai costringendo a pensare. Il risultato, appunto, dicevo, è che un corpo come il nostro, che opera su 4 turni, che è spesso impegnato in questioni anche delicate, dove serve una certa fisicità, una certa presenza di spirito oltre che di fisico, ha un'età media attorno ai 50 anni, siamo 500 circa, per cui 25 rappresentano il 5%, vabbè, la forma d'assunzione è di puro precariato, nel senso che parliamo di contratto formazione lavoro, che da un certo punto di vista offre dei vantaggi, cioè dell'assunzione di persone giovani, con un'età inferiore ai 32 anni, però ecco, voi immaginatevi 25 persone buttate in un mare di 50 anni, con l'età in crescita, di certo sono una goccia nel mare. Certo, si diceva la formazione, eccetera, un processo che porterà via un paio d'anni, 3 anni, ma saranno comunque i benvenuti. Ecco, però questo accade per la polizia municipale, come accade per tanti altri settori, nell'industria privata, come nei però ecco, immagino che al cittadino interessi molto quello che accade con i soldi delle sue tasse. Quindi ciò che accade nel settore pubblico, che non lascia presagire nulla di buono, appunto perché l'invecchiamento è come dire massiccio, e le attività richiedono comunque un certo ricambio che non avverrà certo con queste assunzioni. Opla, abbiamo fatto. Tanto grazie mille per questo primo giro. Se già c'è qualche domanda che volete fare su quella che è stata la contrattazione, assolutamente alzate la mano, se no io... Vai, Marco. Volevo capire che cosa intende l'amministrazione per più si fa e più si guadagna. Cioè, vorrei capire, diceva il signore, che vereste pagati praticamente come una sorta di cottimo, ma vorrei capire che cosa intendono, che cosa hanno in testa loro per più si fa e più si guadagna. Non riesco a capire che cosa può fare in più, diciamo, di produttivo in termini amministrativi per il comune un vigile urbano. Grazie. No, sono un insieme di progetti, quelli che vengono definiti progetti, cioè servizi, più servizi, quindi più servizi, più sere, più notti, e quindi vieni pagato di più. Con questo sistema, che è un sistema che negli anni 60 veniva chiamato a cottimo, più si fa e più guadagni, nel senso che un progetto poteva essere anche, non so, più contravenzioni. E quindi se si porta diciamo il lavoro su questo obiettivo qua,
non sei più credibile. Cioè, cioè tu devi essere pagato per la tua funzione, per il tuo vero disagio, non per quello che fai, per più contravvenzioni, per più eccetera. Cioè, deve essere mirato il discorso che possono venire più contravvenzioni, ma devi partire con l'obiettivo della sicurezza dei cittadini. Cioè, devi trovare un sistema che garantisca prima di tutto quello che viene definito. Cioè, noi, il nostro, io poi sono, cioè, questo lavoro, io ho cominciato tardi a fare questo lavoro, però mi piace, mi appassiona, perché non è, cioè, l'immagine collettiva che si ha è che è il vigile che fa solo le multe, non è così. Cioè, le multe è l'ultima cosa, cioè, è tutto un insieme di servizi. Infatti noi, diciamo, andiamo in servizio e non andiamo a lavorare, perché è questo lo spirito che poi, voglio dire, su 500 c'è la mosca bianca, c'è la mosca nera, c'è tutto quanto, perché comunque è uno spaccato del mondo. Altri? Allora, vado avanti con un secondo giro, invece, proprio per chiedervi di descrivere quelle che sono le criticità del vostro lavoro, quindi cose che a me avete raccontato più volte, il fermo di persone senza documenti, come già accennava Stefano, questione di incidenti con le tre pattuglie, ma anche le criticità storiche della nostra città, che hanno sempre una grande risonanza mediatica sulla stampa, quindi Piazza Verdi, Via Petroni, il Pratello, le zone della Movida, barra situazioni in Piazza Verdi di caos effettivo, dove siete sempre chiamati, un po' tirati per la giacchetta, anche politicamente, una volta da uno schieramento o dall'altro, ci sono sempre tantissime proposte, sembra che a parole con ordini del giorno si possa risolvere tutto in un colpo solo. In realtà, insomma, quello che mi raccontate voi e che ci terrei che raccontaste alle persone che sono qui stasera è di una complessità molto molto maggiore. Quindi, quando si chiedono interventi alla Polizia Municipale, adesso tema di lunedì scorso, durezza con i lavavetri, un tema carissimo anche a Cofferati qualche anno fa, adesso non vi chiedo assolutamente di esporvi politicamente, ma di descrivere quella che è la complessità del vostro servizio in una città difficile e complessa come Bologna, e quindi quanto davvero ogni volta che vi viene chiesto un servizio in più, un impegno in più, un'attenzione in più, quanto vi mette in difficoltà, anche perché non tutto è così semplice come viene percepito. Insomma, alcune forze politiche dicono: no, ma devono assolutamente fermare tutti quelli che vendono oggettistica contraffatta in Via Indipendenza e in altre strade, devono fermare gli stranieri senza documento. Sembra tutto semplicissimo, risolvibile in pochi minuti, in realtà da quello che mi raccontate non è così, ma ve lo lascio dire a voi. No, prima di tutto bisogna capire che la Polizia Municipale è in realtà una polizia in questo momento non di serie B, ma di seconda categoria proprio in fondo, perché non c'è una legge che mette sullo stesso piano la Polizia Municipale con le altre forze di polizia. E questo ci penalizza per una serie di motivi che proverò a spiegare. Con la faccenda della sicurezza, che tutti i sindaci ormai la propongono in tutte le salse, l'unica forza di polizia che possono disporre è la Polizia Municipale. Ma, come ho detto prima, essendo di serie inferiore alle altre, non ha quegli strumenti che possono, diciamo così, migliorare il servizio. Ci sono poi
Siccome a parole siamo considerati come, come le altre forze di polizia, uno scarica barile da parte delle altre forze di polizia su dei problemi che sono irrisolvibili, cioè che in questo momento sono irrisolvibili. La faccenda, per esempio, dei lavavetri, c'è un'ordinanza, le polizie e i carabinieri si guardano bene dal fermarli e dicono c'è un'ordinanza, ci dovete pensare voi. Poi, emettendo queste ordinanze, comunque mettono in difficoltà poi, cioè, messa l'ordinanza, devi, se c'è qualcuno che pretende giustamente che l'intervento, bisogna farlo. E quindi poi, come ho detto prima, ci sono dei lavavetri che sono, diciamo così, cercano di guadagnare il pane senza fare male, cioè, eccetera, ci sono quelli più molesti, eccetera, però nel calderone sono tutti uguali, cioè quando noi interveniamo non possiamo fare questo tipo di distinzione. Come ho detto prima, essendo una forza di polizia, non avendo gli strumenti come tutti gli altri, quando fermiamo una persona che non ha i documenti, inizia il calvario, nel senso che noi possiamo fotosegnalarlo perché abbiamo gli strumenti, ma non abbiamo la banca dati, al che dobbiamo portarlo nella nostra sede, gli facciamo tutte le fotografie, gli prendiamo tutte le impronte, poi dopo una pattuglia va in piazza alla questura, consegna i cartellini, vengono esaminati, vengono messi tutti il cartaceo, a quel punto bisogna andare dall'ufficio stranieri, guardano se c'ha dei precedenti, se c'ha degli alias, se c'ha dei mandati di cattura, se non c'è niente riportiamo i cartellini nella nostra sede, avvisiamo il magistrato che l'abbiamo già avvisato prima, che l'abbiamo fermato, che lo rimandiamo via. Con il nostro intervento consiste nel fargli un verbale, cioè una multa. Questa persona, una volta che c'è la multa, nulla tenente, non pagherà mai, l'indomani lo andiamo a pizzicare un'altra volta. Quindi c'è un intervento che richiede una, come minimo 4-5 persone, con risultato che è nullo praticamente. Poi c'era la faccenda di Piazza Verdi, anche Piazza Verdi è un altro di quei problemi che vengono scaricati sulla polizia municipale, dicendo che c'è appunto un'ordinanza che vieta tutto quanto, e il nostro intervento consiste nel elevare questi tipi di verbale, che in realtà poi non portano a niente. Poi un impiego delle forze di polizia municipale in Piazza Verdi, che comunque vengono tolti da altri interventi. Quindi ci sarà una parte della città che non potrà essere, diciamo così, non si potrà effettuare gli interventi perché le pattuglie sono appunto in Piazza Verdi a presidiare quella fetta del territorio. Magari passo il microfono a Stefano. Ci sono anche altre zone, adesso prima facendo una panoramica non le avevo citate, tipo la Bolognina, San Donato, in certe zone del quartiere San Donato, la stazione, la Barca, l'ospedale maggiore, dove probabilmente, e chiedo anche a voi, la crisi economica sta aggravando alcune situazioni, sta creando più problemi, sta creando più delinquenza, sta creando una percezione di insicurezza più forte nei cittadini, e quindi anche una richiesta del vostro intervento sempre più pressante. Cioè, quindi la percezione che io come consigliere comunale è che veramente quasi ogni giorno siate richiesti con massima urgenza in 10 zone diverse, in 10 interventi diversi, quindi l'elenco delle priorità
ogni giorno, anche insomma leggendo i giornali, ma sentendo anche gli interventi dei colleghi dell'amministrazione, vi vengono cambiate. Cioè, si solleva, c'è un problema all'XM24, quella diventa la priorità assoluta di quel giorno, poi il giorno dopo c'è un problema invece alla stazione, ma com'è che i vigili non intervengono alla stazione? Poi c'è uno in Piazza Verdi, ma dove cavolo sono i vigili in Piazza Verdi? Ecco, in questo clima, con una crisi economica in continuo aumento, chiedo come vi trovate, quali sono le vostre sensazioni. Sì, effettivamente quello che tu dici è perfettamente vero. Noi questa crisi la stiamo vivendo anche sulle nostre spalle, cioè cito ad esempio il fatto che da qualche anno a questa parte sono aumentati tantissimi, ad esempio, i falsi documentali, cioè anche persone che fino a qualche anno fa facevano la loro RC auto normalmente, adesso vanno in giro senza aver pagato la RC auto, e vanno in giro con le fotocopie o le scannerizzazioni. Questo qui è chiaro che se non ti succede niente, va anche, diciamo così, sempre tra virgolette, va anche fatta bene. Il problema nasce quando tu hai un incidente. Quando tu hai un incidente che causi dei danni gravi o addirittura fai molto male alla controparte, poi questa controparte si attacca al tram quindi può avere dei grossi problemi, perché lo azzoppi, gli fai molto male, così nessuno paga, perché se poi questa persona qui non ha pagato l'assicurazione, state tranquilli che non ha neanche i soldi poi per risarcirti. Quindi ecco un'altra cosa, sono aumentate, io lavoro all'infortunistica, sono aumentate tantissime le fughe a seguito di incidente stradale. Ma perché? Perché poi spesso troviamo, quando li troviamo, e spesso li troviamo, e ci accorgiamo che non hanno pagato l'assicurazione. Anche in questo caso, molti stranieri senza patente, ovvero la comprano su internet. E posso garantire anche che non è facile riuscire a distinguere, ad esempio, un'assicurazione falsa da una scannerizzata. E anche in questo devo dire che, scusate se ogni tanto ci autoincensiamo, però visto che non lo fa nessuno, ogni tanto è bene che ce lo facciamo anche noi. Noi ci siamo fatti i corsi da soli per imparare a riconoscere le patenti false, per imparare, apro parentesi, la patente falsa vuol dire che qualcuno non ha studiato il codice della strada, non conosce le nostre cose, fa molti più incidenti rispetto a chi invece l'ha studiato e che si è fatto il mazzo tanto per conseguirla. Quindi vuol dire togliere dalla circolazione anche personaggi che possono creare grossi danni e grossi pericoli. E ce li siamo fatti noi con le nostre ore di ferie, andando in giro per i corsi, poi piano piano siamo cresciuti, abbiamo imparato, adesso ci facciamo i corsi tra di noi, quindi i più bravi di noi fanno i corsi ai colleghi meno bravi, diciamo così, o quelli che non hanno potuto fare il corso. Questo perché? Perché è per mostrare l'amore che abbiamo anche per il nostro lavoro e per il nostro servizio. Parcheggiatori abusivi, così veniamo al discorso, molti sono europei, quindi sono comunitari, quindi non gli puoi fare nulla, non lo puoi rispedire al paesello, come si dice ogni tanto. No, gli fai il tuo bel verbale, che continuerà regolarmente a non pagare, quindi non nascondiamoci talvolta dietro a delle facciate, alla polizia municipale, ma noi facciamo migliaia di verbali. Poi se non vengono pagati, ma non è mica colpa della PM, cioè della polizia municipale, è colpa di un sistema che fa sì che chi non paga un verbale non gli succede nulla. Quindi il nostro lavoro viene poi anche tante volte vanificato dal successivo, diciamo, noi abbiamo un detto, diciamo, va giù per le scale di cantina, nel senso che non succederà nulla. Quindi tu hai voglia di fare, certo, lo prendi, lo fotosegnali, lo tiri via per qualche ora dalla strada, ma come ha detto il collega, tu hai due persone che devono vigilarlo, perché questo nel frattempo deve essere vigilato, altre due persone che devono fare il giro, l'ispettore che deve sovrintendere, perché abbiamo tutto un iter ovviamente burocratico da fare. E quindi noi, vi posso garantire, in tante cose si lavora, si fanno, poi noi poi siamo comunque all'interno di regolamenti, codici,
di una giurisprudenza, dobbiamo agire. Prima lui ha detto una cosa: il lavavetri, non è che a me dà fastidio il lavavetri perché lava il vetro. Per quanto mi riguarda, per me, se non mi rompe il parabrezza col a me non interessa. Il problema è che quando c'è appunto questa persona che lava il vetro, c'è un'ordinanza, c'è qualcuno che ti dice guarda che hanno segnalato che questo è molesto, vai lì, 9 volte su 10 è il povero Cristo che, poveretto, sbarca al lunario, qualche volta è quell'ubriaco che dà fastidio, che è insistente, che è minaccioso con le donne al volante, ma noi non è che possiamo discriminare tra quello buono e quello cattivo, oppure lo puoi fare ma lo fai a tuo rischio e pericolo, quindi talvolta gli puoi dire dai, andale, altre volte gli devi fare il verbale perché lo vedi magari alterato. Quindi il nostro lavoro è molto difficile. Io ricordo che per un intervento da codice della strada fatta la persona un po' famosa a Bologna, c'è stato chi ci ha descritto su un giornale come il Rambo di periferia e facevamo solo e esclusivamente il nostro dovere. Fortunatamente la magistratura per ora ce l'ha riconosciuto che non hanno fatto nient'altro che il loro dovere. Grazie. C'era una domanda di Elio. Tanto grazie per il microfono. Mentre parlava il signore vicino alla tua sinistra, mi è sorta una domanda. Cioè, quando arrestate una persona non potete controllare i dati in tempo reale, non avete un collegamento diretto con la questura? Non avete una centrale radio comune sia di tutte le forze di polizia in Italia? A Bologna non esiste? Non è possibile questo, non posso crederci. No, ogni forza di polizia ha la sua centrale, solo per eventi speciali c'è una, diciamo così, una centrale unica, cioè i nostri colleghi vanno alla centrale di polizia e coordinano insieme. Per quanto riguarda invece l'accesso agli atti, la nostra centrale manda un fax alla questura e chiede se quella persona con quel nominativo ha dei precedenti. La questura risponde sempre via fax. Una volta rispondeva, adesso anche via telefono, ma c'è stato un pezzo, un momento della... Noi non siamo una forza di polizia. Allora, giusto per informazioni, noi non siamo una forza di polizia. In Italia le forze di polizia sono 5. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, guardia forestale. Queste 5 forze di polizia hanno l'accesso diretto, hanno il terminale, non mi risulta. Io so di queste 5, potrebbe essere la guardia costiera, però io so di queste 5 forze di polizia. Queste 5 forze di polizia hanno i terminali, si chiamano SDI, cioè quindi hanno la possibilità di andare a vedere se questa persona che viene in quel momento fermata ha o dei precedenti o qualcosa in atto, espulsioni, arresti, eccetera, eccetera. Quindi noi come polizie municipali d'Italia, in tutta Italia, non abbiamo la possibilità per legge di avere questo terminale. Noi dobbiamo sempre chiedere, quindi passare sempre, nei piccoli paesi ad esempio lo fanno con la stazione dei carabinieri. Sì, c'è un problema, che adesso le stazioni dei carabinieri non sono aperte H24, quindi tante volte devono chiedere al 112. Il carabinieri 112 dice, ma te chi sei? Perché io ti chiamo via telefono, non è che ce la fa. Quindi quando tu fermi un'autovettura, che vedi anche certe facciotte, ti verrebbe anche voglia di dire, beh, ascolta, controlliamo se questo magari c'ha un qualcosa in atto, nel senso, se è un latitante può succedere, ma tu devi avere i dati precisi, perché poi basta una lettera sbagliata, mandi il fax, aspetti, perché poi dopo la questura non è che lavora solo per te, questi qua anche loro hanno i loro lavori. Te sei capace di star fermo mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, in attesa che ti arrivi il fax, cosa fai? Perché anche questo qua magari
è una brava persona che ha solo la faccia un po' nera, nera arrabbiata, se no poi dopo, sì, sì, per carità, che è, cosa tieni, fermo un'ora? Però potrebbe anche essere un latitante. E a quel punto lì mandi via uno che invece avresti potuto assicurare alla giustizia. C'era il signore? Da quello che voi raccontate, direi che uno dei problemi fondamentali che emerge è la mancanza di organizzazione del sistema, dove per sistema intendiamo una normativa che sia in grado di supportarvi adeguatamente e non ultimo che sia in grado, per esempio, di coordinare le varie forze di polizia. Emergono dei problemi che sono problemi evidenti. Voi prima accennavate al fatto di quando viene fermata una persona, per cui si impiegano 6 ore unicamente per disbrigare o gestire dei documenti con un'enorme perdita di tempo. Parlate di fax, parlate di telefono, quindi parliamo di sistemi di comunicazione che sono vecchi, sono decrepiti. Parliamo di sistemi di controllo che non esistono. Quando voi parlate del problema delle assicurazioni, tecnicamente mi viene da dire basterebbe, se uno avesse la bacchetta magica, chiaramente non dipende da voi, basterebbe un sistema che incrociasse le assicurazioni, le banche dati delle assicurazioni con le autovetture in circolazione e automaticamente il problema verrebbe risolto. Ma il punto della mia domanda è un altro. Vero il fatto che esistono questi problemi e che questi problemi devono essere risolti, diciamo, dall'alto, dove in alto parliamo a livello centrale, non stiamo parlando a questo punto più del Comune di Bologna. È vero il fatto che la logica dice che i problemi devono essere risolti dall'alto e devono essere calati in basso. Questo non avviene, di fatto non avviene, o se avviene, avviene in maniera estremamente disarticolata, non omogenea. La mia domanda è questa, ma il sindacato, oltre il sindacato, quindi voi che rappresentate per quello che riguarda la vostra attività, i lavoratori o comunque chi opera nel vostro settore, ha mai pensato di fare un'azione inversa? L'azione inversa vuol dire, anziché io aspettare dall'alto che mi arrivino degli input, sono io che propongo verso l'alto delle soluzioni e lo faccio in maniera strutturata, sapendo bene che è una modalità che non è, come posso dire, non è logicamente corretta, però è un modo per mettere di fronte ai problemi, magari proponendo delle soluzioni, chi è chiamato a doverli risolvere. Quindi passare da una situazione passiva ad una situazione attiva, dove non ci si limita unicamente o prevalentemente a tutelare quelli che sono i diritti dei lavoratori, che sono sacrosanti, ma ci si pone come elemento attivo per la risoluzione del problema. Grazie. Prego. Allora, no, per rispondere subito, poi mi prendo 2 secondi, certo, per parlare del tema della sicurezza in generale. Certo. Allora, tanto per inquadrare, così, per dare qualche elemento al signore che proponeva questa domanda, i riferimenti sono questi. Esiste una legge dello Stato che definisce i ruoli della Polizia Municipale e il suo ambito d'azione, che è del 1986. Esiste un contratto di lavoro, che è quello che serve in qualche modo per regolamentare la vita lavorativa degli impiegati nella Polizia Municipale, che è del 1999. All'interno di questo contratto i sindacati e le loro controparti, dove per controparti non intendiamo un imprenditore, ma intendiamo la politica, l'ANCI, i comuni, insomma i politici, cioè quelli che devono fare le leggi, già nel 1999 fecero quella che tecnicamente si definisce una nota verbale, cioè un impegno per il futuro, nel quale appunto individuavano all'interno di questo contratto di lavoro, che è comune per gli altri impiegati dell'ente locale, cioè è lo stesso contratto, quello della Polizia Municipale, che regola l'attività lavorativa dell'impiegato dell'anagrafe, per dirne uno. Da lì si resero conto che c'era qualche problema e quindi fecero questa nota verbale alla quale dicevano che un giorno o l'altro avrebbero individuato un'area di contrattazione a parte per questa attività specifica, che è quella della Polizia Municipale. Quindi in qualche modo il problema della specificità e quindi della necessità di
di dare un ruolo più definito alla Polizia Municipale esisteva. Ora credo sia almeno una decina d'anni che si discute di come riformare quella legge che l'ho detto essere del 1986, che è quella che definisce l'ambito d'azione della Polizia Municipale. Quindi il problema esiste. Il punto è esiste, è noto, e i sindacati da un lato e la politica dall'altro, succedendosi governi su governi, questo non accade solo per il nostro problema, ci si mettono 24 mesi per individuare chi si farà carico di quel progetto di legge, poi tutto rimane lì fino al prossimo ministero. Quindi è tutto fermo e bloccato. Certo, esiste un problema di natura legislativa che deve decidere cosa fare. Di recente c'è stata una manifestazione che diceva impiegati o poliziotti, nel senso che prima o poi qualcuno dovrà decidere. Tutto il secolo scorso è passato con un quadro più semplice. Il sindaco faceva il sindaco, il questore faceva il questore e i vigili, tanto per farla con una battuta, facevano le multe. Poi alla fine del secolo scorso, questo al netto di ogni giudizio politico, è storia, quando ci fu il famoso scontro Guazzaloca-Bartolini, per la prima volta a Bologna comparve il problema della sicurezza per i sindaci. E i sindaci cominciarono a vendere, e da lì non hanno più smesso, una materia che non è loro, cioè la sicurezza. Non siamo negli Stati Uniti, il sindaco non ha poteri diretti sulla sicurezza, ha poteri di indirizzo, di moral suasion, come si suol dire, nei confronti del questore, che è il responsabile della sicurezza, che è il responsabile che coordina l'attività delle forze di polizia, come dicevano i colleghi, all'interno delle quali non è ricompresa la Polizia Municipale. Però entrando questo argomento nel dibattito politico, il sindaco a quel punto, una volta vinto le elezioni, è stato costretto a spendere ciò che aveva, cioè la Polizia Municipale che, come dicevo prima, fino a una settimana prima si era occupata di attività molto marginalmente riguardanti la sicurezza. E quindi adesso ci occupiamo di stranieri senza avere la possibilità di controllare i precedenti. È capitato a me di avere a che fare con uno che aveva precedenti per omicidio, che me li ha dichiarati lui. Mi ha detto, io sono agli arresti domiciliari per omicidio. E io gli ho detto, di quelli come te sai quanti me ne capitano, perché devi far finta di non aver paura. Però questo dal quadro della situazione, la polizia la prima cosa che fa quando ferma un cittadino, non necessariamente straniero, chiede i precedenti per sapere con chi ha a che fare. Allora questa è una possibilità che è preclusa, ma è preclusa dalla legge per tutta una serie di problemi, non per cialtronaggini da parte della questura, perché l'addetto al terminale che ha l'accesso a questi dati ultrasensibili, perché a nessuno di noi farebbe piacere che in giro si dicesse che lei ha precedenti penali piuttosto che no, quindi questo è responsabile della segretezza di questi dati e quindi è molto, come dire, geloso, anche perché incorre in situazioni di pericolo per se stesso se divulga notizie a chi non le dovrebbe divulgare, e tra quelle a cui non le devi divulgare c'è la Polizia Municipale. Quindi tutte le volte che ci rispondono lo fanno per cortesia, capendo il problema, per cercare di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma tecnicamente non potrebbero, perché quel dato è del Viminale ed è riservato alle forze di polizia, che per legge sono quelle che vi hanno detto i nostri colleghi. Qui qua prima o poi qualcuno si dovrà porre il problema, appunto, se farci fare gli impiegati o farci fare i poliziotti, come stiamo facendo adesso. Se faremo i poliziotti dovranno assumerne qualcuno di più di 25, di quello che si diceva prima in merito di assunzioni, e dovranno, ma il problema non è quanti, il problema è dare una continuità per avere, come dire, non puoi assumerne, anche se ne assumessi 200 oggi e poi per i prossimi 30 anni non ne assumi più, hai risolto il problema per modo di dire. Ci vuole una certa continuità
all'incirca come dovrebbe avvenire nelle forze di polizia, poi anche lì per motivi di budget eccetera ne assumono forse un quarto di quelli che necessitano, però deve esserci una continuità, ogni anno ne devi assumere 10, faccio per dire, piuttosto che queste botte di vita e poi dopo non se ne parla più. Ecco, però la situazione è veramente molto complessa. Noi abbiamo delle qualifiche di polizia giudiziaria, eccetera, eccetera, che quindi ci impongono di intervenire, però poi gli strumenti sono quelli che sono. Quando si parla di sicurezza si parla di lavavetri. Gli strumenti sono quelli della sanzione, della multa. Se c'hai i soldi paghi, se non c'hai i soldi te ne freghi. Ce la diciamo molto semplicemente. Quindi intervenire sui lavavetri significa andare lì e fargli 100 euro di multa. Capito? Le prime due volte, appena arrivati magari in Italia, hanno anche paura della polizia, scappano, eccetera, ma quando capiscono che il rischio è quello di andarsene via con un foglietto in tasca, il problema è risolto. Piazza Verdi, idem, i cani, i bivacchi, tutte queste cose. Il sindaco che strumento ha? L'ordinanza. L'ordinanza non ha un potere di natura penale che può in qualche modo fare paura, poi anche su questo se volete vi spiego che paura può fare mai il penale. Il penale fa paura alle persone per bene, ma a uno che non è per bene non fa paura affatto nemmeno quello. Però il sindaco può fare un'ordinanza e dire: se tieni il cane senza guinzaglio ti prendi una multa. Lei magari quando va a spasso con il cane ha paura della multa perché sa che la pagherà e ci sta attento, ma quando entri in contatto con queste fasce di disagio, di persone magari senza fissa dimora, eccetera, anche questi, quando capiscono che il problema è quello di andarsene via con un foglietto in tasca, non è che si spaventano. Poi quando si parla di penale, se io la denuncio, lei deve trovarsi un avvocato e l'avvocato lo deve pagare. E la vera sanzione, la parte più afflittiva è quella, doversi pagare un avvocato, lei. Ma se uno è senza fissa dimora e ha un reddito inferiore a 9.000 euro, glielo paga lo Stato. E siccome verrà probabilmente giudicato tra 4 anni, quando nella migliore delle ipotesi avrà cambiato nazione, sarà andato in Francia, ci saranno, cioè, anche qui il potere afflittivo è veramente minimo. In tribunale ci siamo noi tra 4 anni a fare... a testimoniare, ma io di imputati non ne ho mai visti, per i nostri reati, a 4 anni ci siamo noi, questo viene condannato, non sappiamo neanche se saprà mai di essere stato condannato. Quindi c'è un problema di rispetto delle regole grande come una casa in Italia, che è un problema culturale da un lato, che riguarda le famiglie, ognuno di noi deve cercare di educare i figli nel migliore dei modi, e un altro di sistema di sanzioni, che attualmente, come dire, sono armi piuttosto spuntate. E volevo dire due cose. Intanto volevo rispondere a lei per quel che riguarda l'assicurazione delle auto, perché forse non tutti sanno che ne prendiamo parecchie di gente senza assicurazione o senza patente, senza revisione, eccetera, eccetera. Ma il risultato di questa fatica alla fine è un verbale e li lasciamo andare con un veicolo sottoposto a sequestro che affidiamo al signore, che quindi va a casa tranquillamente, se vuole, può staccare che li mettiamo con veicolo sottoposto a sequestro e continuare a girare quando e come vuole. Per cui quando venite a sentire per la strada questo ha ammazzato, questo ha fatto, questo qui senza assicurazione, voglio dire, noi lavoriamo, ma se gli affidiamo le auto serve a qualcosa? Fagli 700 euro di multa. E poi comunque continuano a rimanere dei pericoli pubblici. Per quello che riguarda sempre l'assicurazione, abbiamo la possibilità di collegarci tramite SIC e vedere se queste auto sono effettivamente assicurate oppure no. All'inizio, al tempo dei tempi, potevamo anche, se il SIC dava una conferma che il veicolo non era assicurato, potevamo portarle via. Mentre, siccome purtroppo non sempre sono aggiornati, adesso non lo possiamo fare più. Quindi se ne vanno con la loro macchina. E la sicurezza dov'è? Allora, noi siamo collegati al SIC, qui c'è dell'agente della centrale che fa proprio quel lavoro lì,
e che purtroppo ti do per certo che tante volte da sì che risulta che magari non sono assicurati e loro mi dicono ce l'ho, dico vabbè vado a prendere, e vanno a prendere e me la fanno vedere. Quindi ti posso dire che in origine quando uscì la disposizione che potevamo portare via le auto, perché ai tempi dei tempi si potevano portare via quando potevamo accertare che non erano assicurate, un giudice di pace che non era assicurato mi ha fatto ricorso dal prefetto, non è stato contento, ho fatto ricorso dal giudice di pace, non è stato contento, mi ha denunciato per falso, non è stato contento, si è buttato giù dalla finestra, si è suicidato, io ho una denuncia in procura che mi pende qui, dopo tanti anni ancora non so come andrà a finire, e quando finirà, se archiviano o se cade giù, va tutto giù per le scale di cantina, come si diceva, io di tasca mia mi devo pagare l'avvocato, perché il signor comune per incassare è pronto a incassare, ma quando si tratta di difendere i suoi operatori che lavorano per loro, dice vabbè, tarangi. Quindi, inoltre vorrei insistere che noi abbiamo 0,19 centesimi l'ora di indennità di rischio. Vuol dire che il nostro rischio su strada vale 19 centesimi l'ora. E siccome io ho già preso due pugni in faccia e due denti rotti da una persona che mi stava guardando intanto che facevo un verbale a un'altra persona e non c'entrava niente, mi chiedo per 19 centesimi l'ora voi al posto nostro cosa fareste? Sì, intanto buonasera a tutti, scusate sono arrivato tardi per motivi di lavoro, spero che ve l'avessero, e purtroppo io ci siamo sentiti questa settimana per le email, ci tenevo a essere qui, poi purtroppo sono dovuto arrivare tardi, mio malgrado. Beh, però la domanda era questa, siccome abbiamo seguito con grande attenzione la storia della sosta, e quindi Alessandro lo sa bene, abbiamo visto dal loro punto di vista quello che succedeva, cioè loro erano operativi, 100 e rotte persone, no? Operative che andavano su strada, facevano 68 tipi di codifiche, no? di possibili infrazioni, da un giorno all'altro sono trovati con 5 poi con 8, insomma 8 praticamente, quindi 60 sanzioni erano rimaste scoperte. Questo succedeva il 1 febbraio, no? 2012, ricevevate una lettera per cui passavate da 60, da 68 a 8, l'abbrevio, faccio salto un passaggio, da 68 a 8. Poi a maggio, solo a maggio, il Comune stanzia 500.000 euro per attivare una clausola opzionale che era prevista nella bando di affidamento della sosta, scusate, del trasporto pubblico, quindi era in capo a TPR, per coprire quello che non facevano loro. Quindi TPR si attiva e comincia a prendere le persone, le forma e le manda su strada per controllare la sosta. Le butta su strada, insomma, dipende, ci sono diverse interpretazioni. Allora, la domanda è, in quei giorni, in quei momenti, ma anche tutt'oggi, voi avete riscontrato un qualche impatto di questa inoperatività, tra virgolette, loro che da controllare tutto passavano a controllare soltanto le strisce blu e quindi lasciavano scoperte tutta una serie di cose, sappiamo le preferenziali, le strisce bianche, il carico scarico, i disabili, uno poteva parcheggiare tranquillo, bastava che non parcheggiasse sulle strisce blu ed eri relativamente tranquillo in quei mesi che difficilmente qualcuno ti avrebbe fatto la multa. Poi dopo sono arrivati gli ausiliari di TPR e oggi riesci a prendere la multa da TPR invece che da TC volendo. Ecco, in quel periodo lì voi cosa avete, se avete verificato qualcosa, il comune vi ha chiesto qualcosa di intervenire, di dare un supporto di qualche tipo, di qualunque tipo, o intensificando i controlli sulla sosta visto che c'era questa, diciamo, carenza da parte di chi doveva farlo, di chi l'aveva sempre fatto, oppure non vi siete accorti di niente? Domanda. Bella domanda questa. No, bella domanda, perché ho seguito personalmente la vicenda in quanto sono anche un ex lavoratore ATC, prima di entrare in Polizia Municipale ero un autista di linea appunto della vecchia ATC, ora TPER, e quindi conosco proprio personalmente anche per sindacato il nostro amico Alessandro, per cui questa vicenda sinceramente a noi non ci ha spostato molto dal punto di vista lavorativo, perché come tutte le cose che vengono fatte tanto per, poi guarda caso si chiama proprio TPR, no? In questo paese,
siccome vengono fatte appunto tanto per la facciata politica, perché non hanno nessuna realtà di essere o di esistere, se non il fatto quanto mai di dare occupazione, perché, cioè diciamocela tutta, ci sono paesi in Europa che riescono a risolvere problemi del traffico e di viabilità in ben altri modi. Gli occhi famosi elettronici che hanno cominciato ad inserire qui, se parliamo di Europa, cioè noi siamo 15 o 20 anni indietro rispetto a questa tecnologia. È chiaro che sulla strada un minimo avranno risentito le tasche o comunque le casse comunali o le casse di ex ATC appunto. Per cui, per quanto ci riguarda, dal punto di vista proprio lavorativo, ripeto, non ci ha spostato di molto. Il problema nasce che, e mi riallaccio a quello che era il discorso di prima, che in buona sintesi noi siamo costretti a lavorare con uno strumento normativo che è quanto mai antiquato, perché, come avete capito tutti, siamo figli di un Dio minore. Gli accertatori alla sosta non solo erano figli di un Dio minore, ma non avevano neanche in uso l'arma, quindi, e comunque si occupavano di una branca di quello che ci occupiamo noi, no? Di codice della strada. Loro avevano una 60-70 codifiche da controllare, mentre noi magari spaziamo a 360 gradi sul codice della strada. Quindi dicevo, non solo non abbiamo lo strumento normativo, ma non abbiamo neanche gli strumenti proprio per lavorare. Se considerate che quando facciamo i blocchi del traffico, andiamo a fare il giovedì i blocchi del traffico per lo smog e andiamo in giro con vetture che violano clamorosamente, mi sembra emblematico, no? Cioè, mi sembra veramente di dire no, dovremmo spingerle per non incorrere nella sanzione, perché però, cioè, adesso a parte la battuta, ma voi capite che con questi strumenti abbiamo sul territorio, e questo era nell'accordo era nella proposta del 23 dicembre, quindi torniamo all'oggetto della serata, la proposta di appunto togliere personale al quartiere San Donato e al quartiere Borgo Panigale, quartieri storici dal punto di vista di un riferimento per chi a Bologna magari c'è nato. Io vengo da un paese della provincia di Latina, per cui il mio sogno non era fare la poliziotto municipale, anche se devo dire che quando andavo a Roma da bambino, mio padre mi portava a Roma, e quando arrivava il 6 gennaio era bello, perché praticamente nelle aree, in quei formaggioni nel centro della strada, si vedevano tutti i regali, e per un attimo mi era venuto di pensare, chissà, un giorno magari mi becco tutto, quando c'era l'Epifania, questi regali magari me li posso portare a casa anch'io, no? Però, al di là delle battute, è un lavoro complesso, come diceva Nicola, è un lavoro complesso in una situazione complessa, in un'attività che effettivamente richiede una continua formazione, anche dal punto di vista psicologico, non è pensabile, dal punto di vista del maneggio di armi, dal punto di vista di quando ti capitano appunto dei disagi sociali, e vi assicuro ce ne sono tanti. Io lavoro alla Bolognina, lavoro al quartiere Navile, per cui è un quartiere bello, bello condito, è un bel quartiere, io lo ritengo forse il più bel quartiere di Bologna, però è chiaro che se vogliamo togliere dai presidi appunto di Borgo Panigale, di San Donato, comunque delle forze lavoro che stanno tutti i giorni a contatto con i cittadini, e questi cittadini, soprattutto, ripeto, gli anziani, le persone che hanno dei disagi, ma chi si devono rivolgere? Se devono andare da Borgo Panigale al quartiere Nereno, cioè a Battindarno, e fare 4 chilometri per chiedere magari assistenza o per chiedere solamente
di risolvergli la buchetta sotto casa. Per cui ci sono tutti questi aspetti che effettivamente ci fanno lavorare in una condizione, che dire precaria, perché poi, come ha detto giustamente Nicola, anche noi vorremmo avere il tempo per la famiglia. Purtroppo questa società poi ci impone questo ritmo, no? Ci impone questa mercificazione di tutto e mette appunto il livello umano in ultima analisi, perché si pensa sempre a questa crescita, la crescita, ma quanto dobbiamo crescere? Finisce? È finito il tempo della crescita, è un'altra la fase è la decrescita, semmai, se vogliamo proprio essere in tema, no? Per cui non coincide, e allora siccome nel corso degli anni è stata fatta una politica dove la pubblica amministrazione ha rappresentato il bancomat di tutti i governi che si sono succeduti, e non ultimi quelli che ci sono adesso, anzi, quello che sta arrivando sulle nostre teste è veramente micidiale. È veramente micidiale se non si cambia marcia, se questi signori, io li chiamo così, questi signori che sono seduti ormai da anni, ormai questi signori, lo dico non per piaggeria e per avere verso di voi, insomma, perché li sappiamo i slogan, ma sappiamo anche che ognuno di noi ha dei trascorsi anche molto, molto antichi, molto vecchi per quanto riguarda la politica, ma una volta il concetto era lavorare meno per lavorare tutti, ma adesso si deve lavorare di più, per cui ci hanno dato molte competenze, sono tutti bravi a dispensare competenze, ma soldi sempre meno, per cui non può funzionare. È chiaro che c'è il collasso prima o poi. Il modo emblematico appunto di gestire anche questa trattativa, che era, ripeto, il passaggio di quello che ho detto prima, effettivamente non c'era una qualità e uno spessore tale che si potesse appunto avere con la controparte anche un'atmosfera sana, un'atmosfera seria, perché nel punto della rottura infatti c'è stato detto dalla vice sindaco che buona grazia che noi lavoravamo e buona grazia che, lo sapete in Grecia quanti ne hanno licenziati di dipendenti pubblici? Poi, cioè, anche il giorno dopo affrontare la giornata di lavoro diventava comunque, la lascio a voi la considerazione. Sì, la vice sindaco Giannini ha questo tatto, non è la prima volta che dice questa cosa. Normalmente la dice quando i microfoni sono spenti, con noi sia nel vostro caso che nel caso delle maestre, che nel caso dei dipendenti di ATC Sosta. Ci ha sempre detto, sì vabbè, ma tutte le aziende private stanno perdendo dipendenti, o dipendenti riescono a ottenere contratti con paghe più basse, non è che noi possiamo essere l'eccezione, la dice spesso questa cosa. Tutti i lavoratori stanno perdendo diritti, perché invece questi che lavorano nel pubblico devono continuare a mantenerli? Cioè, invece di preoccuparsi che li riacquistino tutte le persone che le stanno perdendo, fa il ragionamento inverso, che è un appiattimento verso il basso, ovviamente scabroso a mio avviso, al microfono però, a microfoni accesi, non la dice mai così, visto che se no, insomma, farebbe un altro effetto. Credo che c'era una mano là in fondo da arrivo, sai, tu visto, ma sono diverse le mani. Credo che intanto sia emerso bene il quadro, come dicevo prima, di complessità in cui si trovano a lavorare i vigili urbani, quanti sono gli interventi che sono chiamati a fare, con quale pericolosità, con quanta difficoltà, quante ore devono perdere. Quindi il fatto gravissimo che per dei mesi, perché poi la botta è arrivata il 23 dicembre quando hanno deciso, fra l'altro, che il consiglio comunale era già fermo perché ci avevano dato il sciogliete le righe, quindi l'hanno fatto casualmente a metà agosto, e verso la fine di dicembre succedono sempre, arrivano sempre queste delibere un po',
un po' strane, come le finanziarie che le facevano ad agosto. Arrivano sempre quando la politica non c'è o comunque il Consiglio Comunale è in ferie, diciamo, o quando anche la stampa è un po' meno attenta. Quindi in questa complessità loro stavano andando avanti da mesi, senza voler ascoltare loro, cioè quello che hanno detto qui stasera noi e che hanno raccontato nella commissione che abbiamo avuto di recente, ma che hanno raccontato sicuramente in quella maratona di 18 ore estenuante, non erano riusciti a raccontarlo, ad avere dei momenti di dialogo schietto fino al fatidico giorno di gennaio del Consiglio Comunale, in cui loro hanno interrotto, io ho fatto quelle dichiarazioni che gli hanno fatto un attimo sobbalzare, quindi non sappiamo come sarebbe andata se loro non si fossero battuti così in maniera compatta, se noi anche, insomma, la nostra piccola percentuale di merito ce la prendiamo, fossimo intervenuti, non sappiamo come sarebbe andata, perché così come sono stati in grado di trascurare completamente un referendum, tenere le maestre fuori dai cancelli, l'atteggiamento era identico anche nei loro confronti, quindi forse la sosta, la mia e nostra rabbia, e quindi anche quello sbotto lì più forte, nato dal fatto anche che non era la prima volta che vedevamo questo atteggiamento qua nei confronti dei lavoratori. E oltre a tutto questo, ci tengo a dire che poi, l'avevo accennato un pochino all'inizio, quando si parla di problemi di sicurezza in consiglio comunale o di loro interventi di vigili urbani, si parla per ora, ad esempio lunedì il Consiglio Comunale ha avuto 4 ore di dibattito, quindi quasi tutto il Consiglio Comunale, che costa più di 3.000 euro ai cittadini bolognesi, sui lavavetri, su un ordine del giorno che riguardava i lavavetri. È diventato poi anche il giorno dopo sulla stampa il problema cruciale, cioè se risolviamo i problemi dei lavavetri Bologna è a postissimo, cioè abbiamo risolto tutto. E ancora oggi c'era chi discuteva, e sento poi dei consiglieri che, perché ci sono questi dibattiti a volte proprio aulici, ma ha avuto più spazio sul Carlino lui, che addirittura aveva la foto, perché ha detto una frase che però io avevo fatto più cose per andare contro i lavavetri, e in città anche alimenti il dibattito sul lavavetri, cioè le persone al bar leggono il giornale la mattina, dicono cavoli, fortuna che questa forza politica ha chiesto di togliere il lavavetri, oppure viceversa, fortuna che c'è chi invece difende le persone di ogni razza e colore, a cuore anche il povero lavavetri. Cioè, dibattiti di ore per un tema che abbiamo capito oggi da loro chiaramente non è risolvibile, cioè se sei troppo intransigente rischi di essere intransigente con un povero straccione, se sei troppo mollaccione rischi di rimetterci tu e di lasciare andare invece magari uno che ha appena dato un colpo a un vetro, ha antemorito una donna, l'ha messa in difficoltà. Quindi questo è il quadro. C'era una domanda là in fondo, Marco, vado io. Il microfono era la Giusi, arriva, prende, sì. Volevo chiedervi una cosa, voi appunto che siete un po' in prima linea, ma che sensazione avete nei confronti della cittadinanza? Cioè, qual è la percezione che avete da parte dei cittadini sulla strada? Cioè, sentite solidarietà, contrarietà, perché non sempre magari siete visti solo come quelli che fanno delle multe e basta. Lo dico perché negli incontri che sono stati fatti, quei pochi che il Comune ha avuto il coraggio di organizzare nei termini della sicurezza, quando al tavolo erano sedute le istituzioni, le rappresentanze del quartiere e le forze dell'ordine, dove spesso le forze dell'ordine equivalevano ai rappresentanti della prefettura piuttosto che della polizia, piuttosto che dell'esercito, da parte, perlomeno quello che ho visto io, è che da parte della cittadinanza l'unica solidarietà e l'unico feeling fosse tra le forze dell'ordine e il cittadino, perché la forza dell'ordine è comunque presente in strada, è quella che il cittadino percepisce come contatto diretto e è quella che come dire, vive come tutti i cittadini il disagio nei confronti della politica. Perché? Perché fa arresti ma rimane tutto lì. Multe ma non vanno a buon fine
Per cui, cioè, paradossalmente, volevo capire anche da voi, in quelle 18 ore interminabili, avete mai avuto la sensazione che le istituzioni con le quali stavate parlando avessero la percezione di, come dire, o si sentissero minimamente colpevoli del fatto di non riuscire mai a dare delle risposte ai cittadini? Perché, cioè, voi siete poi il tramite. Allora, prima di tutto, la sensazione che abbiamo noi quando parliamo con i cittadini è una sensazione di non conoscenza del nostro lavoro. Quando cominciano a conoscerci, a conoscere il nostro lavoro e il nostro impegno, c'è naturalmente un'altra visione. Ecco, diciamo che non siamo sponsorizzati bene. Posso fare solo un esempio. 4 anni fa, hanno inventato i poliziotti di quartiere e i carabinieri di quartiere, che erano due che giravano per un quartiere, quando noi lo facciamo da sempre. E quindi penso che il vero problema sia una non conoscenza del nostro lavoro e da parte della politica uno scaricare sulla parte più debole i problemi. Per quanto riguarda quelle 18 ore di trattativa, io ho avuto solo un attimo, cioè ho avuto, diciamo così, la sensazione che la parte politica si interessasse quando abbiamo parlato un attimo dell'abbandono dei quartieri come Borgo Panigale, eccetera, del nostro collega, come si chiama? Simoni, del nostro collega che appassionatamente diceva che nel quartiere Borgo Panigale la nostra sede era un punto di riferimento per tante persone anziane, disagiate, che comunque vedono nella polizia municipale una forza più vicina, con una divisa che dà meno soggezione rispetto alle altre. Ecco, in quel momento ho visto da parte dell'assessore Pilati un attimo di disagio per l'organizzazione che si voleva mettere in piedi, anche perché era un'organizzazione che, numeri alla mano, concentrava un vigile ogni 400 abitanti dentro al centro storico, mentre in periferia c'era una proporzione di 1 a 1.800, roba del genere, quindi una cosa molto, molto spaventosa e fuori da ogni ragione. Ecco, in quei momenti, quando abbiamo rappresentato questi numeri e quando abbiamo, diciamo così, perorato questo non abbandono delle periferie, è stata accolta in maniera parziale questa nostra ipotesi. Poi non so dire se è stato perché i numeri erano talmente, diciamo così, contro che dovevano abbozzare per forza, oppure si sono resi conto della bestialità che stavano proponendo. Ecco. E poi, cioè, devo dire una cosa, che noi parliamo sempre di organizzazione, ma in realtà il nostro lavoro, la nostra disorganizzazione ci permette di operare, perché se per caso fossimo organizzati in una maniera precisa, eccetera, tutti gli interventi non verrebbero fatti, perché la nostra forza è questa elasticità di riuscire a tamponare le varie urgenze che ci sono in tutti
in ogni momento. Se fossimo molto ingessati, un pochettino lo siamo, ma essendo completamente non organizzati perfettamente, ci permette di intervenire su queste cose. Noi abbiamo la centrale operativa che è tempestata di ogni genere di telefonate, si va dall'albero, dal ramo che sta cadendo, dal cane abbandonato, dal disagiato mentale, da quello che dorme, dall'incidente stradale, cioè è una complessità rissa, è una complessità di tutti gli interventi, ecco. E molto spesso, ma non per scaricare, le altre forze di polizia delegano a noi. Faccio solo un esempio: gli incidenti stradali, che è una cosa, nella città di Bologna, dentro al territorio di Bologna, il 99% lo fa la polizia municipale. Quindi, cioè, si parla di dai 2.500 ai 3.000 incidenti all'anno. Quindi pensate, un incidente stradale che non finisce solo nei rilievi, ma quante persone vanno a tocciare sull'incidente stradale, dai medici, dagli avvocati, dalla miriade di persone che possono intervenire. Quindi dal momento che facciamo il nostro intervento, dopo si sviluppa tutta una serie di cose dove intervengono avvocati, medici, si va dal giudice, ecco. E poi dopo, molto spesso quando si parla, lo Stato che parla di semplificazione di certe regole, è solo uno spostare dall'amministrazione centrale all'amministrazione locale. Qui devo spezzare una lancia per l'amministrazione comunale, però c'è questo spostamento. Per esempio, quando venivano ritirate le patenti, i libretti, eccetera, si doveva passare dalla motorizzazione dalla prefettura. Con la semplificazione questa cosa è passata nelle mani delle forze di polizia che intervengono. E la chiamano semplificazione, in realtà riempono di lavoro le forze di polizia. E quando uno parla, dice ci sono tante persone in ufficio, è perché quelle persone devono comunque sviluppare tutto quel lavoro che viene fatto sulla strada. Ecco, quindi voglio dire, sì, la prefettura c'è meno lavoro, però viene scaricata sull'amministrazione comunale, che comunque deve intervenire. Ecco. C'era Elio? Sì, c'era un'altra cosa che volevo chiedere, che avevi detto tu nel tuo intervento iniziale, che è passata un po' sotto traccia, ma è importante, vi chiederei, voi tu o chi vuole di voi quattro, di spiegare meglio il passaggio in cui dicevi stava passando la possibilità per il comandante di poter decidere di spostare i dipendenti della polizia municipale da un ruolo a un altro, da un quartiere all'altro, da un settore all'altro. Quindi uno diventava bravo, si specializzava in una mansione, non mi ricordo se lo diceva Nicolo, se lo diceva Roberto, e questo creava dei problemi, a me avete più volte spiegato, quasi anche di ricattabilità, cioè nel senso che stai attento, se non stai zitto e muto e fai quello che ti dico io, poi ti sposto e ti sposto dove la tua esperienza va a farsi friggere, riparti da zero, tutta quella soddisfazione anche che avevi dal fare il tuo lavoro bene, da vedere che avevi migliorato le tue conoscenze, eri più sicuro, te lo stronco tutto in un colpo perché ti porto laddove invece sei inesperto e riparti da zero. C'era questo problema. Il nostro lavoro, la nostra forza del nostro lavoro è comunque l'autonomia decisionale, cioè non dal momento che intervieni di prima persona e paghi di prima persona se sbagli, ci deve essere questa autonomia decisionale. Se puoi essere, diciamo così, spostato
in altri settori, perché parlavo prima della complessità del nostro lavoro, dove si spazia, perché non si può più essere, siamo in una società che non puoi più essere superficiale, quindi la tua materia, se ti specializzi, la devi conoscere dalla A alla Z e in maniera pressoché perfetta. Uno, ma lo dico molto egoisticamente, per essere dalla parte dei bottoni, nel senso di non rischiare in prima persona. Seconda cosa, e non è trascurabile, la metto sullo stesso piano di quello di prima, è che comunque nei confronti della persona che si rivolge a te, tu comunque gli devi dare una sicurezza, una garanzia. Quindi il specializzarsi su quella branca, su quella materia, ti permette di dare, uno, di avere una sicurezza tu e di dare una garanzia e di essere anche, avere una autonomia decisionale. Se in una situazione del genere pretendi anche i tuoi diritti che vengono, diciamo così, recepiti, ascoltati, eccetera, e hai dai la possibilità a qualcun altro, per vari motivi, di spostarti da quella tua specializzazione ad un'altra, che devi partire comunque da capo, ti metti in una situazione di pistola alla tempia. Quindi prima di muoverti puoi essere. Diciamo che non è mai apertamente successo, ma il timore può succedere, anche perché, diciamo così, con questo anno e mezzo di trattative continue si è rotto, o comunque se non si è rotto, si è incrinato un certo tipo di rapporto di fiducia, e quindi ognuno cercava di garantirsi. Grazie mille. Io avevo ancora una serie di domande, ma magari ne avete già parlato, assistenti civici, via Petroni, l'ordinanza. Assistenti civici no. No, infatti volevo chiedere cosa ne pensavate gli assistenti civici, adesso si sta facendo questo bando. Davide. Parlateci degli assistenti civici. No, che adesso hanno fatto i bandi, molti lo saprete, immagino, no? Ci sono stati i bandi per selezionare le associazioni, volevo capire da voi cosa ne pensate di questa innovazione, sarà utile, non sarà utile, saranno soltanto dei presidi che poi non potranno fare niente, vi daranno una mano invece. Cioè... L'altra cosa importante che volevo chiedervi era il discorso di via Petroni e Piazza Verdi, immagino ne abbiate già parlato, ma lì l'altro giorno è uscita in una commissione una frase del tipo: ah, via Petroni c'è l'ordinanza, devono chiudere a una certa ora, abbassano le saracinesche, fanno un giro a quell'ora le forze dell'ordine, trovano le saracinesche chiuse, poi le rialzano, tanto sanno che non passano più. Hai sentito questa frase qua? È stata l'altro giorno in una commissione. Hanno detto questo e volevo capire cosa ne pensate. In generale, se ne avete già parlato, non rispondetemi, non tornate su argomenti, perché lì il problema di Piazza Verdi, via Petroni, è una roba che ormai Bologna se ne parla anche troppo, perché cioè, è da troppo tempo. Si diceva non si risolverà mai, o se ne vanno i residenti o se ne vanno gli utilizzatori finché c'è questo contrasto. La terza cosa che volevo chiedervi era le mega aree abbandonate delle ex caserme, Sani, Prati di Caprara, stanno praticamente delle aree del demanio, mi risulta che voi non ci possiate neanche entrare lì dentro, non so se sbaglio o no, cioè, sono aree demaniali lì off limits, però attirano poi una serie di delinquenza, di attività illecite, anche grazie al fatto che sono più o meno zone franche. Volevo capire cosa ne pensavate voi anche di questo tema. Scusate, forse sono arrivato tardi, facevo aggiungere una domanda, se riesce a stare. Le mie domande in realtà sono due. La prima domanda è contrassegni handicap. Contrassegni handicap, c'è la brutta abitudine dei bolognesi di utilizzare i contrassegni handicap in modo non regolare. Poi recentemente l'azienda che rilascia i contrassegni, quelli blu, quelli europei, ha rilasciato anche dei contrassegni senza fotografia.
e questo violando le normative europee. Allora, voglio sapere, voi quando andate a controllare un'auto che è sul posto handicap con tanto di contrassegno, lo verificate, avete modo di verificare, eccetera. Poi un'altra, in questo caso voglio segnalare una cosa, dove c'è l'ospedale maggiore, c'è un vialetto a senso unico, spesso e volentieri, io questa mattina ho parcheggiato lì per mezz'ora, 7 macchine in senso contrario, non andate mai a controllare davanti all'ospedale Bellaria, scusate. L'ospedale Bellario, un vialetto a senso unico, le macchine circolano in senso contrario. È preoccupante anche che in una società sostanzialmente in crisi come la nostra non si trovi niente di meglio che complicare sempre ulteriormente con nuove figure, quando invece la necessità principale sarebbe quella di semplificarlo. Allora abbiamo visto che i vigili, pur non avendo negli strumenti, fanno i poliziotti. Però in compenso abbiamo gli accertatori alla sosta che fanno quello che una volta facevano i vigili. E poi avremo gli assistenti civici che non so cosa faranno, cioè, mi sembra che veramente adesso gli assistenti civici, essendo volontari, diciamo che sono gratis, tra virgolette, entro certi limiti, perché hanno il loro costo, però che senso ha istituire la figura, ad esempio, degli accertatori alla sosta, che sono lavoratori che comunque vanno pagati, per fargli fare un ottantesimo di ciò che potrebbero fare se fossero vigili, per esempio? La risposta è semplice: siccome il comune non può assumere direttamente, tramite una municipalizzata lo può fare, quindi in questo modo assume. Però voi capite che è tutto molto complicato. Ora, finché l'assistente civico è la persona anziana che cerca di rendersi utile facendo attraversare i ragazzini la mattina alla scuola, in linea di principio, secondo me, è anche una bella figura, secondo me, rassicurante. Qualora si entrasse in altri ambiti di segnalatori, secondo me possono andare anche a caccia di guai, non so come dire. Nel senso che, come sono poco tutelati gli accertatori della sosta, visto che ne parlavamo prima, in quanto non hanno una divisa più di tanto riconoscibile, non vengono riconosciuti come una autorità, diciamo così, dal cittadino, e quindi per questo rischiano spesso insulti, se non di peggio. Ora io immagino che uno con una fascia al braccio piuttosto che una pettorina gialla magari difficilmente potrà essere, poi il problema del rispetto delle regole, le aree demaniali, come diceva la parola stessa, sono aree demaniali, no, se non quando sono in corso gli sgomberi, per prendere carico di tutte quelle situazioni di competenza del comune, cioè minori, che in qualche modo vanno gestiti dal sindaco. Quindi quando all'interno dell'area demaniale dell'ospedale maggiore, visto che si parlava dell'ex caserma, oltre a 100 persone vi sono anche 15 minori, ecco che la polizia municipale entra in campo per poi affidarli ai servizi sociali in qualche modo. Sono questi minori all'interno, come fate a saperlo? Perché gli sgomberi non dico che avvengono settimanalmente, ma ogni paio di mesi, tre mesi avvengono, è questione di pochi giorni fa che ricordo di aver sentito che avveniva questo sgombero, e quando ci sono gli sgomberi... Secondo voi queste aree stanno attirando un nuovo degrado grazie al fatto della loro relativamente non agevole controllabilità, o stanno semplicemente attirando il degrado che comunque c'era in città e lo stanno spostando, lo stanno tirando lì all'interno, o sta aumentando il problema, cioè stanno attirando da, diciamo, capisci quello che voglio dire? Senz'altro sono aggregano. Però dell'altro giorno due tende canadesi e una capra abbiamo visto, sul Lungoreno, perché questi poveracci si organizzano, questi c'ha la capra, si vede che gli dà il latte, non so, qualcosa del genere, quindi è ovvio, qui c'è un tetto, è meglio che una tenda canadese, ci sono 3 gradi, uno si va a cercare un riparo. Certo che gestire meglio questi flussi migratori in qualche modo aiuterebbe. Sì, loro sì, sono statali, loro essendo... Ma sui contrassegni handicap, appunto, è entrato in vigore questo blu a norma europea, proprio dal codice della strada,
del fatto che non sia con la foto, secondo me, siamo nel campo poi delle assicurazioni appunto fotocopiate o scannerizzate, non vorrei azzardare altre ipotesi. È chiaro che anche la gestione, per quanto ne so, abbiamo con questi appunto, con l'avvento di questi nuovi, la centrale me lo può confermare, abbiamo tutti quelli rilasciati con appunto un'anagrafe presso la centrale che noi, quando ci sono appunto dei controlli relativi ai numeri, al numero di pass specifico, perché corrisponde ad un numero, possiamo verificare se era questa la richiesta, insomma. Può dire che l'ha appena lasciato e sta... È molto vago, eh. Lì entriamo veramente in una sfera. Dopo chiudiamo, perché intanto vi ringraziamo che avete resistito fino all'ultimo, ma soprattutto ringrazio già i nostri ospiti prima di salutarli. Io spero di farne altri, di incontri, che le cose vadano sempre meglio. Già chiedo a voi come impegno promesso per il futuro, ma poi insomma ci sentiremo anche nei prossimi mesi, di tenerci aggiornati su ogni passaggio, perché anche noi comunque siamo arrivati, insomma lo dico serenamente, un pochino lunghi nel capire effettivamente la gravità della situazione, perché eravamo convinti che ci fosse un'esagerazione un po' dalla parte e dall'altra, quando poi ci siamo incontrati, siamo andati dentro il problema, c'è stato tutto chiaro. Posso risponderti solo, poi dopo lascio la cosa. Noi come forma di lotta avevamo pensato di incontrare i cittadini per spiegargli prima di tutto il nostro lavoro e perché crediamo appunto che non fosse conosciuto. Quindi l'impegno che ci eravamo presi come forma di lotta era questo, parlare con chi ci voleva ascoltare. Quindi questo invito, almeno da parte della mia organizzazione, è ben accetto e saremo presenti sicuramente come rappresentanti di una categoria di lavoratori che vuole essere vicino alla gente come è sempre stata. Ecco. Allora, io ricordo le bellissime operazioni che hanno fatto i nostri colleghi sulla tematica dei pass invalidi. Se ti ricordi, ti do del tuo, scusa. Se ti ricordi, abbiamo fatto e lì quell'indagine che dopo ha coinvolto anche alcuni calciatori del Bologna Calcio, eccetera, eccetera. Tieni conto che tutto questo è nato dalla pervicacia di due colleghi che già erano due cani da tartufo per i contrassegni invalidi falsi, erano dei proprio ce l'avevano dentro di beccare questa gente qua. E questi qui non si sono fermati, cioè dopo aver fermato una persona hanno indagato per i fatti loro, vedi quando si dice l'amore per il lavoro, hanno indagato sul perché questa persona aveva questo pass, che era un pass buono, era un pass valido, però non era il suo. Insomma, hanno tirato fuori un buridone tale che è successo quello che è successo. Da lì poi le targhe, le tre targhe, anziché una volta erano 10, una cosa assurda. E quindi ti dico, da parte nostra c'è un'attenzione spasmodica verso questo problema, tanto più che noi spesso andiamo in depositeria a prendere i pass invalidi falsi, cioè scannerizzati, eccetera, eccetera, perché sempre sti cani da tartufo, io non so come facciano, riconoscono sti pass fasulli attraverso il parabrezza, sono bravi, perché guarda che lo scanner è ormai tremendo, cioè fa dei lavori incredibili. E noi spessissimo ci rechiamo in depositeria, perché quando poi vengono a riprendersi la macchina,
i soggetti incazzati come delle belve perché abbiamo rimosso, ci siamo permessi di rimuovere un pass, la macchina con un pass invalido, quando poi diciamo ma me lo fa vedere questo pass, dico ma come mai qui c'è, come mai, cioè sono fasi, allora dopo vedi che le aree si abbassano, quindi non ti dico quotidiano ma almeno una alla settimana ti posso garantire che i colleghi vanno, l'ultimo l'ho fatto qualche tempo fa io per quello che mi riguarda, andiamo lì a fare appunto questo tipo di attività. E Bellaria, dunque, Bellaria mi risulta che sia un, hai detto l'ospedale Bellaria o Sant'Orsola? Sì, quello mi risulta sia libero, non è nostro quello? Questo è quello sopra dal padiglione finale. Perché ti spiego, allora, noi, il codice della strada per noi ci permette di agire sull'area pubblica. Allora, ad esempio, qualcuno ci ha sgridato perché non andiamo dentro al Sant'Orsola, ma dentro al Sant'Orsola noi siamo come te, capisci? Se tu te la io lì non valgo nulla, valgo nulla nel senso non posso applicare l'articolo del codice della strada perché quella è un'area privata, tant'è che non rimuoviamo noi, rimuove la ditta privata. Il Bellaria, una parte del Bellaria dovrebbe essere appunto pubblica, una parte probabilmente è privata. Ti esorto a fare una richiesta al quartiere a quel punto lì, perché anche, sai, anche lì ogni volta devi guardare, però sai, non avendo, devi vedere l'ordinanza, non avendo l'ordinanza non sappiamo se, ad esempio a noi capita talvolta di dover rimuovere una macchina davanti a un garage, peccato che il garage è dentro un'area, è dentro il cortile, quindi ci hanno sgridato perché non gli ma noi non possiamo entrare dentro a un cortile per rimuovere una macchina. Poi se la macchina sta sulla strada pubblica davanti a Paso Caraio, sì, ma dentro al cortile, dentro a un garage non possiamo. Il problema sempre della quell'altra cosa lì, allora se ci chiamano noi ci andiamo, quindi poi chiaramente via Petroni ci si va a disposizione delle pattuglie, noi non è che abbiamo 40 pattuglie di notte, anche perché se siamo di notte poi di giorno quindi è chiaro che devi sempre valutare le cose. E ci si va con, ecco, anche lì, noi non siamo una forza di pubblica sicurezza, quindi per ora, se non cambia le cose, non ci vedrete mai con l'elmetto e lo scudo. Ora, andare a controllare e qui bisogna proprio, dobbiamo dircele certe cose, i controlli noi spesso li facciamo in borghese, perché voi vi potete immaginare cosa possono fare tre o anche sei vigili, due pattuglie di sei vigili, davanti a dei locali con 200-300 persone, magari un po' bevute. Poi dopo cosa succede? Succede quello che capitò qualche annetto fa in Piazza Verdi, con le bottiglie che volavano, con il collega che a momenti ci rimette un occhio perché si è beccata una bottigliata. Quindi bisogna sempre valutare il nostro intervento in base a quello che si fa, in base alle condizioni che abbiamo. D'altra parte anche la stessa polizia, carabinieri, mica sempre intervengono a smanganellare a destra e a sinistra, anche loro devono comprendere, capire e agire di conseguenza. Andiamo a fare un controllo e poi dopo scateniamo degli scontri di piazza, oppure magari agiamo con più intelligenza, con più cose, facendogli poi chiudere il locale dopo, perché poi molti locali vengono chiusi successivamente dopo i controlli. Quindi tante volte sembra che non interveniamo, in realtà poi la pattuglia fatta da tre persone in borghese va, passa, fa le foto, sente, fa la relazione di servizio e poi dopo qualche settimana quest'ora chiude il locale. Grazie ragazzi, io ringrazio anche tutti voi che avete resistito fino alla fine, tutti quelli che c'erano anche all'inizio che erano tantissimi, e niente, speriamo di aver fatto una cosa interessante e di poterla ripetere a breve. Grazie a tutti.